Ben ritrovati su Sky TG24 per questa prima edizione del 2009. Quest'anno in esclusiva abbiamo inviato la nostra migliore troupe a Salice Dulzio per farci raccontare alcuni momenti della grandissima festa in piazza. Abbiamo in linea il nostro primo inviato, Diego Daneri, direttamente dalle vie trafficate di Salice, che cercherà di portare a termine una missione delicatissima. Diego, a te la linea. Benvenuti su Sky Educational Channel. La missione di questa sera, 31 dicembre 2008, è trovare una ragazza, Matteo Ulivi. La missione si appare subito ardua, molto ma molto complicata, molto ma molto difficile. Attenzione, i primi pretendenti potrebbero avvicinarsi da un momento all'altro. Ovviamente faremo anche interviste da ragazzi che incontreremo lungo il nostro tragitto, inglese o non inglese, noi tanto siamo polilingue, per vedere la loro opinione che avranno dell'anno futuro. Arrivederci e grazie da Diego Daneri. In diretta da Salice Dulzio, un ragazzo, ti chiami? Buono anno. Where are you from? England. England for New Year. Yes. Positive, excellent. Yeah, brilliant. Fantastic for England. With the beer Corona, it's a magic beer in Italian. Vabbè. Good for you. Thank you. Buon anno. In diretta da Salice sempre. Abbiamo incontrato un gruppo di ragazzi provenienti da Genova. Genova. Siamo un po' un misto. Liguria. Un augurio per questo 2009. Vedete tante cere, tirate avanti come si può. Un augurio però il principio fondamentale di ficcare tutta la vita. Ficcare tutta la vita. Un nuovo concetto da esprimere per le nuove società. Diego. Grazie ragazzi, I love you. In diretta da Salice Dulzio abbiamo incontrato una coppia di giovani. Adesso vediamo le prime impressioni su questo 2009. Un augurio, quello che volete. Vai, amore, dimmi tutto. Un augurio per il tuo ragazzo, qualcosa. E sì, il suo amore verso il tuo ragazzo. Su, allora, che il 2009 sia un anno di felicità e di sballo per tutti. Grandissimo. Tu invece cosa ci puoi dire? A parte il parere femminile? Uguale, idem, è un po' banale, eh? Diego, allora. Un augurio per questo 2009, appena iniziato. Auguro a tutti serenità, felicità e che tutti possano avere ciò che vogliono. Adesso quello che pensi veramente. Che tutti possano avere ciò che vogliono. Perfetto, è coerente ragazzo, perfetto. Per adesso da Salice Dulce è tutto, ci vediamo tra poco, ok? Diretta da Sky News. Abbiamo anche il Babbo Natale per eccellenza qua. Un'intervista veloce, questo inizio di Natale, di Capodanno. Anno nuovo, vita nuova, cosa ne pensate? Ne pensiamo che qui nevica, è tutto bello, tutto perfetto. Direi che il 2009 sarà l'hai fatto esplodere, petardo, l'hai fatto esplodere. Sono passa io. Cioè, allora, vediamo un attimino qui. Un sogno da realizzare? Tanti viaggi. Grande richiesta questa, abbiamo già sentito tante persone. Diverso. Un figlio. Un figlio. Questo è nuovo. Va bene, è andata male. In diretta da Sky News e Diego Daneri, per adesso è tutto, ci vediamo dopo, grazie. Nel servizio che abbiamo appena ascoltato, curato da Diego Daneri, abbiamo sentito i sogni e speranze del 2009, ma anche il malumore del paese che sta attraversando una crisi nera. Ma i giovani hanno sempre l'umore giusto per divertirsi. E la linea va al nostro secondo inviato, Luca. A te la linea. Ecco di nuovo qui da Salice, buonasera a tutti. Buonasera. Genova. Ci scusiamo per l'interruzione del servizio a causa di problemi tecnici. Pronto? Sì? D'accordo. La regia mi comunica
che ci sono alcuni problemi dalla piazza, ma mi comunica anche che abbiamo pronto il servizio, il successivo servizio, che parla proprio di una band emergente che sta spopolando a Salice Dulce. Nel frattempo abbiamo ristabilito il collegamento con la piazza, quindi Luca a te la linea. Sera di nuovo in diretta qui da Salice Dulzio, ultimo dell'anno e primo dell'anno, buon 2009 a tutti ragazzi! Ehi Gio, vado a spaccarmi sulle neve! Ci scusiamo per l'ennesima interruzione, stavolta per problemi di ordine pubblico. Il nostro inviato Luca sta avendo parecchie difficoltà a mantenere il controllo della situazione. Ci affidiamo alle forze dell'ordine presenti sulla piazza per cercare di ristabilire l'ordine. Ma passiamo alla cronaca. Due madri sconvolte oggi nel Tiguglio per la scoperta dell'omosessualità dei propri figli. Ma loro invece non si nascondono e vivono la loro storia alla luce del sole. Vediamo il servizio dal nostro inviato. Lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza amore non so stare. Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro. Correrti incontro, gridarti ti amo, ricominciamo, so dove passi le notti, è un tuo diritto, io guardo e sto zitto, ma penso di tutto, mi sveglio distrutto, però...